Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo unboxing. Quest'oggi abbiamo in redazione un ulteriore prodotto da parte di Cougar Gaming e parliamo del nuovo mouse della serie Minos, ovvero il Cougar Minos X3. La serie Minos è di recente introduzione ed è caratterizzata dal modello X3 che abbiamo oggi ricevuto e dal modello X1. Partendo dalla confezione troviamo l'immagine illustrativa del prodotto più ulteriori informazioni. Queste sono riportate sia nella parte frontale, sia ai lati della confezione, sia nella parte posteriore. Insomma, il classico packaging di un qualunque altro mouse da gaming. All'interno della confezione troveremo semplicemente un manuale di istruzioni ed il mouse stesso, il Cougar Minos X3. Come possiamo osservare, il design è molto classico grazie a una colorazione tendente al grigio scuro nella parte superiore e con inserti laterali di colore nero. Le dimensioni lo rendono ideale per coloro che hanno una presa claw grip o fingertip. Claw grip oppure fingertip. Ovviamente è sconsigliabile, vista la lunghezza del mouse, per coloro che hanno una presa di tipo palma. Come possiamo osservare da più vicino, nella parte superiore troviamo una scocca in plastica liscia di colore grigio scuro. Troviamo nel dorso il logo della Cougar che insieme alla rotellina e alla parte inferiore, diciamo ai bordi inferiori del mouse, potranno essere retroilluminate in 8 colori con 10 differenti effetti. Tutto ciò sarà possibile grazie alla pressione del singolo tasto posto nella parte un poco più avanzata del mouse nella parte superiore. Troviamo infine la rotellina di tipo cliccabile con un inserto in gomma, con un rivestimento in gomma e i classici due tasti principali dotati di switch Omron. Spostandoci nel lato di sinistra possiamo osservare l'inserto con una superficie in gomma per migliorare il grip e due classici tasti laterali con un buon feedback. È abbastanza, diciamo, rumorosi, ma comunque nei limiti. Nel lato di destra non troviamo alcun tasto, però troviamo sempre questo inserto in gomma che migliorerà il grip. Possiamo anche osservare la forma, possiamo dire simmetrica, del mouse che migliorerà la presa, specialmente claw grip oppure fingertip. Poniamo il mouse frontalmente e osserviamo ulteriormente il design e la forma del Minos X3. Spostiamo invece nella parte inferiore dove possiamo osservare questo inserto in plastica trasparente da cui verrà irradiata la luce dei LED e, come dicevamo, è una delle tre zone di illuminazione RGB di questo mouse. A differenza di un qualunque altro mouse da gaming, il Minos X3 è dotato di 4 step DPI impostabili manualmente tramite uno switch posto nella parte inferiore. Troviamo il step principale a 800 dpi, potremo switchare anche a 400, 1600 e 3200. Non troviamo alcun software di gestione in quanto è un mouse plug and play. La gestione dei dpi avverrà quindi tramite una selezione manuale da parte nostra. Ovviamente è un mouse per coloro che impostano la sensibilità ad una risoluzione predefinita e poi non lo toccano più. Troviamo anche la possibilità di regolare il polling rate su 125 millisecondi, 250, 500 e 1000, scusate, in Hz, 125 Hz, 250, 500 e 1000 Hz classici. Alla parte centrale troviamo anche il sensore che, come dicevamo, è un PixArt PMW3310 che rappresenta uno dei migliori sensori ottici attualmente in commercio. Il cavo è rivestito in guaina e il connettore USB non è placcato oro. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com dove troverete ulteriori immagini, ulteriori approfondimenti e i nostri test. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.